Italia's Got Talent 2011 casting, come partecipare al programma. È andata in onda sabato 7 maggio in prima serata su Canale 5 la prima puntata della seconda edizione di Italia's Got Talent, la trasmissione in cerca di talenti di ogni genere condotta da Geppi Cucciari e Simone Annichiarico e capitanata da tre giurati d'eccezione, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Ne abbiamo così viste di tutti i colori, da un certo Massimo Mercurio che balla in discoteca anche per 8 ore di fila, a Maria Luisa Grimaldi che ha un problema con gli uomini, essendo questi molto gelosi del suo talento e della sua bellezza, convinta che i boo e i fischi del pubblico siano una palese dimostrazione di affetto e apprezzamento. Da Ricky Monte, nome italianizzato di Ricky Martin, che si crede il nuovo Tony Manero della situazione, ad Andrea Durante, che parla un italiano tutto suo, misto a un dialetto non riconosciuto, vestito peggio del nemico più mentecatto dell'uomo tigre, che di professione, con tanto di biglietto da visita, anima feste e serate in discoteca, con tanto di rap inventati. Insomma, un marasma di esibizioni fra le quali ogni tanto, grazie a Dio, spuntano persone veramente dotate, come Nancy e Carlo Triberti, marito e moglie, che di mestiere fanno i pattinatori acrobatici e sono a dir poco stupendi. Elena Visarò, la prima a commuovere tutti quanti con la sua tenera storia, a soli 21 anni, facendo la cameriera negli alberghi, deve provvedere a suo fratello di 15 con un padre assente che vede 2 volte l'anno e una madre in carcere che deve ancora scontare quasi 3 anni di pena. Elena, limpida in volto come nell'anima, canta Sally di Vasco nella versione però della Mannoia, conquistando giuria e pubblico. E che dire degli Angels Brute, che cantano un brano intitolato Spraznek, facendo scompisciare tutti quanti dalle risate, interpretando un buffissimo e particolarissimo gruppo musicale dell'Est. Se avete anche voi voglia di partecipare al programma, esibendovi in qualcosa di unico e che incolli su di voi l'attenzione dei giurati per almeno 1 minuto e mezzo, potete farlo inviando l'apposita scheda compilata con i vostri dati che trovate su www.italiasgottalent.it. Quindi è molto semplice partecipare. Per saperne di più potete anche visitare la pagina Facebook dedicata interamente al programma Italia's Got Talent, pagina ufficiale. Per il momento è tutto e mi raccomando, se avete voglia di divertirvi, ridere sì, perché no, anche un po' piangere, non perdetevi il prossimo appuntamento con questo incredibile talent show.